L'attenzione all'ecosostenibilità e al cambiamento climatico è un segmento significativo dell'offerta formativa delle scuole italiane, che da sempre realizzano progettualità in grado di contribuire alla comprensione del complesso rapporto uomo-ambiente. Il recente PON sugli ambienti e i laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica promuove processi intenzionali di cambiamento attraverso l'azione mediante l'allestimento di giardini e orti didattici innovativi e sostenibili all'interno dei plessi scolastici. Quindi un'azione assolutamente pratica in cui molte sono le componenti tecnologiche da gestire. Basti pensare al sistema di controllo e monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, ma anche al controllo automatico dei parametri ambientali che permettono la crescita di piante. Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze per gestire le tecnologie necessarie per realizzare laboratori per la sostenibilità ambientale, utilizzando i medesimi strumenti usati per l'apprendimento del coding e della robotica educativa. Verranno mostrati esempi applicativi sperimentati, utilizzabili immediatamente in classe, e saranno rese disponibili tutte le risorse utilizzate, programmi e schede di progetto, in modo da facilitare l'azione del docente. Vi aspetto quindi al mio corso.